un appuntamento con Lazio Sociale Show stasera a casa tua e chi presenta sono io, Agostino, il vicepresidente, invece della presidentessa. Mi scuso per la mia presenza, ma insomma, voglio dire, siamo in casa e ci dobbiamo arrangiare come possiamo. E la puntata di questa sera riguarda la rubrica viandanti sociali. E la rubrica viandanti sociali, quindi insomma, racconteremo un pezzo di territorio con aneddoti e curiosità e anche scopriremo delle cose che non sono scritte ovunque e non sono riportate dai vari reportage. Chi è che ci sarà in questa serata? A parte io che sono una figura del tutto marginale. C'è l'intervistatrice che è la bravissima giornalista Stefania Ferrari, Ferrara, Ferrara, ciao, ciao a tutti. il mio collega Giuseppe Chierchia, chef e presidente o comunque collaboratore dell'associazione Land of Chaos, che è un'associazione che nel territorio campano si occupa proprio di presenziare, diffondere la cultura del territorio e di tutte quelle straordinarie peculiarità che la Campania Felix ha e offre a noi tutti nel mondo. E ci sarà anche Nicola Tavoletta, che è il direttore delle Agli Provinciali di Latina e che, siccome siamo in una situazione un pochino arrangiata oggi, appena io tolgo il posto, lo prenderà lui. Non so chi è meglio, insomma, questo lo deciderete voi, ecco, a vostro piacere, gli spettatori siete voi. Quindi lascio la parola, lancio la palla a Stefania e chiamo a prendere il trono a Nicola Tavoletta. Buonasera. Grazie Agostino. Grazie mille, buonasera. In attesa di Nicola, intanto il nostro viaggio oggi si sposta nella Campania, quindi una regione che a me fa pensare, soprattutto a livello culinario, perché tanto sempre lì io vado a insistere, mi fa pensare a tante prelibatezze, ma proprio tra la pizza, la mozzarella, insomma, fosse poi solo quello. Abbiamo un grande patrimonio. Quindi partirei già con Nicola, perché oggi andremo a Pozzuoli. Quindi da Pozzuoli poi ci sposteremo verso Caserta, però intanto abbiamo messo piede a Pozzuoli. Quindi un po' di storia di questo posto. Sono molto curiosa perché a livello culinario, insomma, sono un po' ferrata, ma a livello di storia un po' meno. Allora, Stefania, ciao a tutte e a tutti, ciao a te e all'amico Giuseppe che non vedo da qualche tempo, sono felice di andare a trovare nella sua Campania Felix o terra del lavoro. E trasmettiamo questa volta dalla sede delle Agri Provinciali di Latina, dalla direzione delle Agri Provinciali di Latina, ve lo dico così per informazione a tutti gli aglisti, in questo momento stiamo montando i famosi pannelli di distanziamento, quindi anche le armi vi aprono in piena sicurezza. Detto questo qui, tu mi chiedevi per quanto riguarda gli aspetti della città di Pozzuoli, qualche curiosità. Pozzuoli nasce come una colonia di profughi che vengono da Samo. Samo è un'isoletta greca che si trova davanti alla Turchia. Loro scapparono perché vi era un tiranno nella propria isola e giunsero in questa insenatura. Lì incontrarono, l'avevano saputo, gli abitanti della città di Calcide, un'altra cittadina greca, che avevano costruito una colonia, Cuma, proprio in quelle zone, e gli chiesero il permesso per fare un'altra cittadina. Questa nuova cittadina la chiamarono Dicechia, perché doveva essere la città del governo giusto o dei giusti. In realtà questa è una leggenda o una storia che si tramanda, ma non vi è nessuna prova, storica di questa comunità del governo dei giusti. Si
Successivamente quel territorio fu governato dai Sanniti, che aprirono un porto importante fino al 300 a.C. dai Romani. Fu il porto più. A proposito, infatti, di porto, c'è un porto importante a Pozzuoli. Importante, importantissimo sia per la filiera ittica, quindi per quanto riguarda i pescatori, ma anche il mercato del pesce, importantissimo in tutto il Mediterraneo, che va dal Lazio fino appunto quasi alla Calabria, quindi un grande punto di smistamento ittico, ed è un porto anche importante perché da qui si raggiungono delle isole, le isole Flegree, in particolar modo Procida e Ischia. Ha una grande vocazione marinaresca, Pozzuoli, tant'è vero da Pozzuoli sono, così come da Procida, sono nati e si sono formati tantissimi comandanti delle marinerie mercantili italiane. Quindi immagino che tra le specialità enogastronomiche abbiamo piatti a base di pesce accompagnati da un vino, immagino, spettacolare. Su questo non so se mi supporta meglio Giuseppe, io posso dire di aver mangiato oltre ai prodotti tradizionali partenopei, perché poi Napoli impera in questa cittadina molto grande di 80.000 abitanti, considerate che è il sesto comune in Italia, non capoluogo di provincia, più grande per abitanti, per esempio una famosa zuppa di pesce. Che è particolarmente buona, servita in alcune osterie, taverne nel centro, addirittura alcune con la veduta lo storico macellum, lo storico mercato romano, dove attualmente si vede il fenomeno del bradisismo. La gastronomia è ottima per quanto riguarda il pescato, il pesce, ma i vini flegrei come la Falanghina, sono apprezzabili, insomma, sono giusti per l'abbinamento con il pesce. Ma a proposito mi citavi il fenomeno del bradisismo, ci sai dire qualcosa in più? È un fenomeno vulcanico che fa sì che c'è da un anno all'altro il livello della terra aumenta di un centimetro, diminuisce di un centimetro, che all'occhio umano è pochissimo. Ma nella dimensione, nei parametri geologici è tantissimo. E quindi, nello stesso macellum, nello stesso mercato romano, si vedono le differenze di epoche a seconda dell'altezza della terra, con quelli che sono i resti fossili piuttosto che i resti di precedenti esperienze storiche su quel territorio. È una delle tre situazioni del bradisismo più importanti al mondo, l'altra per esempio negli Stati Uniti d'America, nel deserto del Nevada, più evidente, però questa di Pozzuoli, che viene dettata da tutto il fenomeno vulcanologico del territorio, ha un fascino particolare perché si abbina a innumerevoli vicende storiche di popoli e di tradizioni, ma anche di esperienze culturali importanti. Considerate che Pozzuoli è uno dei pochi comuni con soli due teatri, con addirittura due teatri romani come Roma. Infatti è una terra ricca di storia, veramente bellissima. La Campania la amo, la adoro. E nonostante poi io abbia tutti i parenti spostati sempre al sud, ma spostati più verso la Puglia e la Basilicata, la Campania mi manca a livello di. Perché ho parenti sparsi anche al nord, sulle isole. La Campania no, però piano piano mi ci insidierò. Allora, Ma. Stefania, tu sei la giornalista, ma te la faccio una domanda. Stai dichiarando tutte queste parentele perché vuoi andare a fare un po' di viaggi ricongiungendo gli Ma affetti stabili nel posto? scusa, ma secondo Certo. te, ma mi sembra più che normale, ma in parenti nelle regioni precise, apposta, giuste, anche per mangiare bene. Cioè, ho i miei nonni in Puglia, gli altri miei nonni in Basilicata, per cui dico mi manca la Campania, mi manca la Calabria, perché poi L'Italia ho gli zii. è bella tutta, poi ogni posto ha le Da. sue particolarità. Tu vai in un piccolo paesello e trovi la storia, trovi l'enogastronomia. Questa è la ricchezza dell'Italia.
Ma è per quello che io voglio avere amici e parenti proprio sparsi per tutte le regioni italiane, così facciamo un bel tour. Ma infatti, a proposito di tour, se volessimo spostarci un po' più verso Caserta, cosa potremmo incontrare lungo la strada? Tu, Giuseppe, mi dicevi che c'è anche, nessuno sa che è la terra dei tartufi. Sì, c'è anche il tartufo a Caserta. Sembra strano, addirittura c'è sul mare. Noi abbiamo la pineta del litorale Domizio che parte appunto dai Campi Flegrei a Valle di Pozzuoli, come diceva Nicola, e va fino al Basso Lazio. È una striscia di verde protetto, ovviamente, dove si trova il tartufo da pino, che è anche abbastanza raro, voglio dire, anche perché non si può liberamente andare a cercarlo, ci sono autorizzazioni, e buona parte della pineta è protetta dalle autorità, quindi addirittura in alcuni tratti recintata. Ci sono solo dei passaggi che portano a mare. È il caso, voglio dire, se si vuole apprezzare appieno, se qualcuno, qualche tifoso del Napoli sa dove c'è il centro di allenamento a Castel Volturno, per arrivarci dalla Domiziana, appunto, bisogna attraversare la pineta, che è un paesaggio bellissimo, e al di là c'è un campo da golf con la struttura e poi il mare, voglio dire. Ma Campo lo da golf vedi? in riva al Ma mare. vedi quante curiosità abbiamo che neanche conosciamo delle volte? Siamo veramente pieni di risorse, ragazzi. È una terra meravigliosa, continuerò a dirlo in eterno. Ho Però degli e loro non vedono l'ora ogni volta di venire in Italia per esplorare altre parti che non hanno visto, ovviamente, perché vengono dal sud anche loro e sono emigrati in Australia tanti anni fa. Però quando tornano, voi non avete idea di quanto gli sia mancata l'Italia, cioè proprio me lo fanno percepire, con tutto che l'Australia anche è bellissima, però l'Italia è l'Italia, ragazzi. Stefania, però prima della pineta, e abbiamo detto cose buone. Una nota di leggenda un po' pericolosa la dovremmo mettere su Pozzuoli, perché c'è il famoso lago d'Averno, il lago dove iniziava l'inferno, e si chiama d'Averno perché gli antichi romani erano convinti, anzi avevano prova che c'era un'aria velenosa che uccideva gli uccelli che giravano là sopra. Quindi quella è la bocca dell'inferno, per esempio. Da lì si narra che c'è l'inizio degli inferi. A te, poi passando per il lago di Padria, continua Giuseppe sulla provincia di Caserta. A me, a dire il vero, piace la scena molto più allegra di Totò quando fa finta di morire, voglio dire che nei Campi Flegrei va a registrare, voglio dire, l'al di là con le fumarole e quant'altro. Le famose solfatare di Pozzuoli. Perfetto, Le perfetto. 40 bocche di vulcano con getti di fango e acqua calda, anche da un punto di vista utile, da un punto di vista termale. Allora, portiamoci a Caserta. Io vorrei farvi fare un ideale viaggio lungo la Via Appia, anzi, più che lungo la Via Appia, in parte la Via Appia, in parte lungo le volte del Volturno, appunto, le Facci sue rive, sognare, per arrivare fino al Giuseppe. mare. Facci Ci fermiamo un po' prima. sognare perché. Facci sognare perché io so anche che tu sei uno chef, quindi ci farei sognare anche Sono anche sulle chef, mozzarelle, se sì. pensa dopo. Intanto dici un po', Sono dici un chef po' sempre, di. sempre food, attenzione, perché gli chef che hanno un locale in gestione ci tengono a questo, lo chef è quello con locale in gestione. Poi chi ha lo Vai. stesso titolo a scuola può fare altre cose. Io faccio street food con l'associazione che abbiamo citato prima, la Land of Chaos, del quale mi onoro di essere presidente, e da un po' di anni, dal 2007, portiamo in giro quelle che sono le prelibatezze della campagna, vestendole di volta in volta Per esempio, dici un po', quali sono queste prelibatezze? Vabbè, la mozzarella mi sembra anche scontato Ci dirlo, andiamo la subito. mozzarella. Ti faccio però partire, Stefania, prima da Caserta. C'è uno storico su Caserta, dobbiamo Va bene, farlo. Città nata certo. nel V secolo a.C. ad opera dei Sanniti, che si spostavano lungo l'Appennino dal Beneventano, sono arrivati a Caserta. Infatti, il primo insediamento si chiamava Casa Irta, Casa Alta, da lì Caserta, perché stava proprio sul cucuzzolo della montagna, la vetta più alta di quel promontorio, e da lì si può vedere quasi dai Campi Flegrei fino al Basso Lazio, tutta terra di lavoro, che è una spianata immensa ricoperta di verde. Terra di lavoro perché appunto produce agroalimentare. Veramente tutte le declinazioni.
Caserta passa gli onori della cronaca per le battaglie, i passaggi soci che ci sono stati, è passato Annibale per poi fermarsi a Capo, lo vedremo più avanti. E visto che i casertani, il popolo di quel comprensorio, si era schierato contro i romani con Annibale, quando Annibale perse fu smembrato, fu diviso in agri. Infatti ancora oggi noi conserviamo la divisione, che non è legale ovviamente, ma tecnica, degli agri. Si va dall'agro aversano all'agro capuano, così man mano. Più o meno il territorio è ripartito in sezioni e ognuno ha le proprie peculiarità. Caserta diviene famosa quando Anche Ferdinando per la re. Borbone, esatto, Carlo di Borbone decide di rivaleggiare, non decide di rivaleggiare, decide di dimostrare agli altri la potenza del Regno di Napoli e delle due Sicilie, perché non dimentichiamo che il Regno delle due Sicilie era la terza potenza europea dopo Inghilterra e Francia. Volendolo dimostrare, si mise a rivaleggiare con Versailles. Voglio una reggia all'altezza, se non migliore, se non più grande di quella di Versailles. Non potevano fare nel comprensorio napoletano per una questione proprio di territorio e di sicurezza. Si spostò verso Caserta. Ma la reggia non nasce solo come reggia, il palazzo in sé per sé, nasce come progetto di una città autosufficiente. Pensa che il complesso monumentale parte da San Leucio. È stato costruito un acquedotto che da Benevento porta l'acqua nel casertano per alimentare la cascata della Reggia e l'intera Reggia. Quindi, fatto fra l'altro in pochissimi anni, 7-8 anni, viene costruito l'acquedotto e la Reggia, l'impianto della Reggia. Per Beh, cui, una meraviglia, è uscito fuori una meraviglia, proprio. ovviamente, bene dell'UNESCO, questo lo sapete dal 97, e pochi sanno opera incompiuta, perché la Reggia, nel suo progetto finale, fatto dal Vanvitelli, prevedeva due torrioni laterali e una grande cupola centrale, che oggi mancano. E perché Ma è rimasta incompiuta? perché è rimasta incompiuta? Perché Carlo di Borbone divenne re di Spagna, prendendo il nome di Carlo III, e quindi andando via lui, i successori non avevano la stessa verve, la stessa idea, che andava al di là della politica, del raggruppamento, per cui si sono fatti i lavori fino all'Unità d'Italia, ma non con la lena che l'aveva progettato, anche perché poi moriva Vanvitelli, Poteva anche resistere, però poteva resistere un altro pochino per finire questa se. Vabbè, meraviglia, no? la Spagna era un regno, voglio dire, diventare sovrano di un regno sicuramente Ah, lo so. antico, che aveva un retaggio storico maggiore rispetto al regno delle due Sicilie, per cui voglio dire il cattolico Carlo fu chiamato in Spagna e partì. Però voglio dire, ripeto, Caserta, il regno delle due Sicilie ha continuato a crescere, per cui Caserta va vista perché Caserta non è solo la Reggia. Caserta, tu entri dal portone monumentale. Guardi i giardini, perché parliamo di 44.000 metri quadri di parco. Di fronte vedi la cascata e non capisci se l'acqua scende o sale. Nel senso che Vanvitelli ha creato un gioco delle acque dove tu vedi la cascata alla tua altezza, poi vedi la cascata scendere e risalire. E l'acqua nella parte in cui visivamente risalgono i giardini risale così. Ovviamente è un gioco ottico, tutto Quindi in vabbè, discesa. è inutile, è anche un po' sterile la competizione con Versailles, perché anche noi abbiamo la nostra meraviglia, quindi. Ma non c'è neanche competizione se vogliamo essere Esatto, compagni di lei, punto. perché considera che Versailles ha due numeri come impianti, abbiamo solo pochi metri, quindi come ambienti, semplicemente noi abbiamo un complesso che se andremo, lo andiamo a conteggiare, il complesso monumentale di Caserta, dobbiamo aggiungere San Leucio e le Seterie, che è un'intera città, dobbiamo aggiungere il vialone, Viale Carlo III, il collegamento che da Caserta va a Napoli, i palazzi antistanti la Reggia e sono funzionali alla Reggia, e abbiamo una Reggia che è il doppio di quella di Versailles, anche dal punto di vista della superficie. L'unico handicap è che nel tempo poi la Reggia è stata saccheggiata, anche se riarredata, non conserva all'interno parte degli arredi originali. Però
però è affrescata in modo stupendo, è l'ultima opera barocca che ritroviamo in Italia. E non è solo quello, la legge, attenzione, ci tengo, non è solo storia, è anche storia moderna. Pochi lo sanno, all'interno della Reggia c'è una grande donazione, c'è un allestimento moderno di tutti gli artisti moderni, abbiamo addirittura un'opera di Andy Warhol all'interno della Reggia. Quindi ci si sposta. Vedi, questo io non lo sapevo, infatti. E ti do l'ultima chicca sulla Reggia, perché non si visita in un giorno, si visita almeno in un weekend. Arrivati alla cascata, a distanza di alcuni chilometri, in bici, a piedi o con la carrozzella che ti porta lungo le cascate che creano il percorso del parco, c'è il giardino inglese, un giardino all'interno del quale sono ambientazioni uniche, delle piante rarissime, forse le uniche in Italia. C'è una parte ambientata sugli scavi di Pompei, una parte ambientata in epoche diverse, e ci sono percorsi d'acqua e di piante che veramente sono da visitare, sono uno spettacolo. Goethe scrisse un capitolo durante il suo viaggio magnifico solo sulla Reggia, sui giardini della Reggia di Caserta. Però Giuseppe, ora mi hai fatto venire fame, perché poi vi ripeto, io non è che voglio sempre andare a finire lì, però l'orario è quello, insomma. Quindi, è importante anche quello. È importante, allora, anche quello. Abbiamo la Caserta. Abbiamo, Nicola, esatto. Prego. C'è un patrimonio comunque anche per quanto riguarda la mozzarella di bufala, la mozzarella, proprio anche la pizza, però insomma mi sembra... Allora, ma siamo da Caserta, scendere lungo la via verso Capua, si attraversa Santa Maria Capovetere, la vecchia Capua, nota per le vicende di Spartaco, il gladiatore che si diceva ai romani, le tenne testa per alcuni anni e fece rivoltare l'intero popolo, si arriva a Capua, la città storica degli Ozi, dove Annibale si trovò talmente bene che anziché accamparsi, come è avvenuto negli altri casi, mise i propri soldati nelle case di Capua. E voglio dire, da lì gli Ozi di Capua, quello dove non riuscirono le armi a fermare un esercito, riuscì il buon mangiare, perché da lì aveva accesso a tutta la parte bassa del casertano verso il Litorale Domizio, che è veramente un'esplosione di sapori da tutti i punti di vista. Agroalimentare, parliamo di prodotti della terra, parliamo di prodotti trasformati tipo la mozzarella, parliamo di vini. Da lì, da Capua, che era porto romano, attenzione, era navigabile fino a Capua dalla foce del Volturno. Prima di arrivare a Castel Volturno, dove c'è la foce, la pineta, del quale abbiamo parlato, troviamo Cancello Arnone. Un numero, perché Cancello Arnone spesso è coperto dal nome Mozzarella. Vi do due numeri per intenderci: 5.600 abitanti, circa 24.000 capi bufalini. Mamma mia! Nicola, hai sentito? Cioè, Nicola, qui c'è proprio un patrimonio veramente. Io conosco la Mozzarella di Cancello Arnone. Vi svelo un segreto, prima ancora che mi conoscessi con Giuseppe, circa 18 anni fa io ho gestito il personale degli stand della Sagra Mozzarella di Bufala a Cancello Arnone. È stato un caso, e con tutti quanti i ragazzi che venivano dal Golfo di Gaeta siamo stati chiamati per gestire il personale, tutti quanti. Poi i panini con la mozzarella, con le salsicce di bufala. Quindi è stata una cosa fortuita, improvvisa. A proposito della festa della mozzarella, nata negli anni 70, oggi è un evento importante. Contiamo decine di migliaia di presenze, siamo arrivati oltre i 20.000. Tutto il paese è attraversato dagli stand enogastronomici e troviamo la mozzarella in tutte le declinazioni. Troviamo prodotti bufalini, la carne bufalina e i vini del territorio, ma la mozzarella è veramente il prodotto principe di Cancello Arnone. Ecco, Giuseppe, qualche vino da abbinare magari con una bella bufala? Allora, dipende da dove si va a inserire, in che contesto va a inserire la mozzarella. Se vuoi mangiare solo la mozzarella, così come va mangiato, e Nicola lo sa come va mangiata, taglio versano, che significa almeno 200 grammi, più grande del normale, cioè una bella mozzarella, a morsi, di regolare il latticello sulle mani, cambia sapore rispetto all'italiana col coltello, te lo dico per esperienza. Sopra non possiamo che metterci una spigno di Aversa. La spigno di Aversa è il vitigno di Champagne creato dai Borboni.
al finale dei Borboni, che nell'Agroversano ricopriva quasi interamente la produzione dell'Agroversano. Oggi c'è una piccola produzione e di qualità e che si lavora in modo particolare. Praticamente fra due alberi di pioppo altissimi, parliamo alberi di più di 10 metri, si mettono i filari e l'uva sale, il vitigno sale in verticale. Si chiama vitigno maritato, per cui i due alberi si vanno a maritare con il vitigno e si crea in verticale, che deve avere una buona esposizione al sole e dà quel sapore tipico, ovviamente champenois, quindi un vino frizzato, una bollicina, ha quel sapore tipico dello champagne, agro, fruttato, ma con una eccezione tutta particolare. È da provare, chi non lo prova non può... Fantastico Giuseppe, me lo fai trovare, perché io voglio venirti a trovare, mangiare tutte, anche dal tuo stand, qualsiasi cosa, mi fai assaggiare tutto anche... Quest'anno purtroppo non sappiamo la festa della mozzarella per le ovvie vicissitudini in che misura si farà, però considera che sono 3 giorni, quindi c'è la possibilità di organizzare, in cui non è solo mozzarella ma anche spettacolo, Nicola lo sa, voglio dire, ci sono concerti gratuiti, ma del calibro... Abbiamo avuto Lucio Dalla, Venditti, De Gregori, Arbore, nomi. Allora, tu mettimi tutti questi artisti, mi dai la mozzarella, mi dai il vino, mi hai resa proprio felice. Grazie ragazzi, non vedo l'ora di venirmi a trovare, veramente Nicola, hai capito, abbiamo da farci un bel giro qua, tra tutte le regioni italiane, prepariamoci per quando si potrà. Un tubo di Lazio sociale. Sì, assolutamente. Sulla provincia di Caserta ti invito. Vi ringrazio allora ragazzi e ci vediamo alla prossima puntata. Ci vediamo alla prossima puntata, perché andremo da Pozzuoli a Ischia, quindi faremo un altro giretto sempre sia culinario che storico. Quindi vi ringrazio e alla prossima puntata. Ciao ragazzi, ciao a grazie. Tutti, arrivederci.